Y bueno, aquí nuevamente con Radio Voz Latina, iniciando el programa y con nuevos invitados al estilo latinoamericano. Estamos con Gaetano. Buenos días, Gaetano. Salve a tutti, io sono sempre Gaetano, la radio italiana, la voce italiana di Radio Voz Latina. E oggi abbiamo due ospiti, due artisti che hanno fatto un fusion artistico, diciamo, e poi li presenteremo. Vogliamo ricordare un attimo i contatti per seguire Radio Voz Latina, che il sito è www.radiovozlatina.net e la mail è info@radiovozlatina.net. Invitamos a todas las personas que puedan que quieran participar, lo pueden hacer por trámite Skype. Nos encuentran con Redacción Voz Latina. Si los nuevos músicos que tengan músicas nuevas pueden enviarnos por info@radiovozlatina.net y así podemos difundir en la radio todas sus canciones. Quindi oggi abbiamo, stavamo dicendo, due ospiti, uno è latinoamericano, l'altro è italiano, e sono qui perché l'11 faranno una mostra di un loro libro che hanno fatto dopo uno sforzo, penso, abbastanza economico, poi ci racconteranno loro. E loro sono Erasto Trujillo e Giuseppe Laganà. E ciao Giuseppe, ciao Erasto. Ciao. Ciao, ciao. E allora, iniziamo subito. L'usanza è sempre la stessa, io parlerò in italiano, Susi in... Quindi oggi siamo al 50-50, 50% in italiano e 50% in spagnolo. Quindi stavamo dicendo che Laganà, che le origini non credo siano romane. No, io abito da ormai quasi 30 anni qui a Roma, però sono di origini calabresi. La mia città di origine è Reggio Calabria. Ah, perfetto, quindi insomma da un mare stupendo al caos di Roma. Sì, sì. Un caos creativo. Un caos creativo, sì, in questo caso quasi. E invece Erasto è un po' più a ovest. Più romano. Sì, soy más romano en el sentido que soy de Venezuela, pero tengo más de 30 años aquí en Roma. Quindi, entonces, o sea, soy más romano que él. Entonces, después nos hablas un poquito en romano. ¿Sí? ¿Cómo voy? Yo quiero decir que a Erasto lo conozco ya de una exposición que él realizó con un trabajo de fotografía, realmente un trabajo muy hermoso, que tuvo mucho éxito, lo debo decir. Son fotografías que llegan, realmente tocan a todas las personas. El efecto que deja y de todos los eventos que ha realizado ha tenido una óptima opinión a nivel latinoamericano. Gracias. Como italiano. Gracias. Me llamó mucho la atención que ahora estas fotos están en un libro y están juntamente con Giuseppe. Esta unión que es obvio tratarla de difundirla y hacerla conocer. ¿Cómo ustedes se conocieron? Primera pregunta, ¿cómo fue este enamoramiento, digamos, de este Bueno, trabajo? Digamos que fue un encuentro laborativo, en el sentido que fuimos simplemente colegas y cada quien en su propio sector, en su propio ámbito. Pero llegó un momento en el cual nos vimos, no sé, se cruzaron nuestras pasiones y esto hizo que naciera prácticamente un interés del cual precisamente ha dado luz, digamos, a este libro, que honestamente fue un encuentro casual, me atrevería a decir, pero realmente nada es casual, vamos a estar claros en esto. Donde cada uno de nosotros descubrió, digamos, su singular pasión, que conjuntamente, es decir, uniéndolas, pueden dar este tipo de resultados y quizás cuantas otras cosas más, en el sentido que este libro es el resultado de un trabajo que hemos seguido a lo largo de aproximadamente unos 3 años.
Pero en realidad nos conocíamos ya desde hace un poco, o sea, hacía más tiempo, evidentemente, pero llegó un momento en el cual se cruzaron estos intereses, estas pasiones. Y a partir de ese momento comenzamos a trabajar sin una decisión, digamos, fuerte, empeñativa, en el sentido de que lo viéramos como un trabajo. No, tenía que ser algo sumamente natural, espontáneo y que sobre todo nos permitiera seguir nutriendo una pasión, cada quien evidentemente en su propio ámbito, pero también divirtiéndonos. Es decir, para nosotros era importante que este ejercicio fuera un ejercicio que no nos ocupara un tiempo exagerado, no fuera de peso fundamentalmente, sino que fuese un acompañarnos en un descubrir mutuamente nuestras pasiones y al mismo tiempo divertirnos. Giuseppe, allora io volevo capire una cosa. Chiaramente Rasto è un fotografo e tu sei uno scrittore, poeta, come ti vuoi definire? Ma sono due termini che mi mettono un po' di timore. Vabbè, però insomma hai scritto, quindi quantomeno sei uno Sì, scrittore sì, pubblicato, sì, quindi. sì. No, questo, come dire, poi la necessaria umiltà non deve diventare la negazione di una realtà. Quindi io mi sono cimentato già con un precedente piccolo libro di tutt'altro genere e poi con questo in collaborazione con Erasto. Sì, una passione, un bisogno, un desiderio a un certo punto di mettere nero su bianco dei vissuti e condividerli. Questo è stato l'obiettivo, nato sì, così improvvisamente, io ricordo molto bene l'incontro con Erasto proprio su questa nostra esperienza. Ed è qualcosa che nasce da lontano. C'è una bellissima frase di Peter Handke, chiedo scusa per la pronuncia, che dice proprio questo: i libri vengono da lontano. E per me questo testo è la sintesi di un percorso non solo di studio, ma un percorso esistenziale. E averlo potuto fare per un tratto insieme ad Erasto per me è motivo di grande orgoglio e di grande onore. No, anche perché è molto interessante il nostro lavoro, perché il libro ha delle poesie all'interno e delle fotografie. Quindi, siccome la poesia comunque alla fine raffigura, no, un'immagine, non un immaginario, un'immagine, la fotografia al contrario è un'immagine che suscita un'emozione. Quindi, insomma, le due cose sono complementari, non mi viene il termine. E quindi il lavoro è molto molto interessante. È stato come dire, un matrimonio credo molto bello, insomma, ecco, perché le due arti si fondono, secondo me, molto, molto bene insieme. Che io ricordi, non credo ci è un lavoro abbastanza inusuale, no? Sì, dici bene Gaetano, inusuale però forse non è l'unico caso. Io ricordo una fortissima emozione che ho provato e che poi, grazie anche agli strumenti tecnologici, ho sentito il bisogno di comunicare ad Erasto, mi trovavo alla Fiera del Libro, una cosa del genere, all'Eur, e c'era un giornalista che presentava una sua opera dove appunto c'era l'associazione tra un testo scritto e la fotografia. Ora mi perdonerà questo grande giornalista, non ricordo il nome in questo momento, però questa cosa mi colpì e io chiamai subito Erasto e dissi: guarda che qui c'è qualcuno che ha fatto qualcosa di simile, ma ho l'impressione che quello che noi abbiamo fatto somiglia, però appunto non è la stessa cosa, anzi forse è qualcosa di più difficile, perché una fotografia può essere, anche se non deve essere, saturata da un testo scritto. Quindi
da una descrizione, da un racconto, ma l'associazione tra poesia e fotografia è qualcosa di molto molto difficile. Certo. E in questo soprattutto Erasto è stato molto bravo. E allora ricordiamo il libro, come si chiama? Alchimie. Non ha una casa editrice, fortunatamente, perché è tutto autofinanziato e autogestito, quindi ben venga la libera, no, iniziativa. E quindi vi chiedo quali sono i canali, appunto, di distribuzione di questo libro. Fondamentalmente due: Giuseppe Laganà ed Erasto Trufiggio. Siamo editori, distributori, fa di porta a porta, spero di no, una sorta, quasi bussate la fotografia, no. E poi e per fortuna abbiamo un bel giro di amici, di conoscenti, oramai insomma attraverso anche il social network è anche facile raggiungere il pubblico più vicino. Certo. E meno vicino. E devo dire, la pretesa è talmente umile, come appunto accennava prima Giuseppe, che rivolgerci anche in prima battuta, insomma, ad un eventuale editore o distributore ci sembrava piuttosto azzardato, insomma, anche perché noi siamo un po' agli inizi e di conseguenza, insomma, vogliamo un po' capire, no? Sì, capire un po', insomma, se effettivamente questo tipo di impegno, che insomma più che impegno, divertimento, insomma, è un divertimento serio in un certo quel modo, insomma, fatto oramai da gente grande, da gente adulta, anche se ci divertiamo come ragazzini, insomma, ogni volta che ci incontriamo per parlarne. Insomma, devo dire, sono occasioni belle, insomma, di divertimento. Chi era che diceva il fanciullo Pascoli? Non ricordo più i tempi della scuola, bisogna trovare il fanciullo in lui. Trovare Pascoli, ma poi ci vedremo. E di conseguenza, insomma, abbiamo scelto fin dall'inizio di non impegnarci, insomma, attraverso percorsi oramai standardizzati, bensì di fare il percorso più semplice, più alla portata, oserei dire, di tutti, senza troppe pretese. E devo dire, sì, insomma, evidentemente questo significa, insomma, dover tirar fuori di tasca propria tutto ciò che occorre, insomma, per poter arrivare a questo tipo di risultato, ma è talmente tanta e profonda la soddisfazione che onestamente siamo particolarmente contenti, insomma, del risultato, perché e ovviamente è un ulteriore modo per misurare le nostre capacità, insomma. Ovvio, adesso questo incontro dell'11 marzo presso la Tevere Art Gallery in via di Santa Passera 25 sarà un ulteriore passo, insomma, per capire effettivamente qual è l'eco, insomma, il modo come viene accolto, insomma, da amici, appunto, vicini, magari anche un po' più lontani, insomma. È un evento rivolto ad un pubblico italiano e latino, così appunto come siamo noi, ecco. Certo. Giuseppe italiano doc, io sono venezuelano doc, entrambi ci troviamo a Roma da un periodo tra l'altro piuttosto analogo, perché sono circa 30 anni per entrambi restiamo fedelissimi, insomma, alle proprie radici, però sappiamo appunto che è il titolo di questo libro, Alchimie, la dice proprio lunga appunto su questo esercizio che stiamo facendo. Ma non solo, siamo convintissimi che questo esercizio, attraverso il quale ci stiamo divertendo ancora oggi e chissà quanto ci manca ancora, sappiamo che possa essere evidentemente applicato, insomma, su molti, moltissimi fronti. Perché? Perché suscita armonia, suscita appunto crescita, suscita appunto un modo per esprimere le proprie idee, le proprie passioni e arricchirle senza doverle necessariamente tradire. Fotografia e poesia sono due forme di scrittura fondamentalmente e sono due modi di scrittura dove non sappiamo chi veste chi, sappiamo semplicemente che si abbelliscono entrambe e sanno evidentemente convivere. Non succede in modo evidentemente scontato, perché qui questo libro raccoglie dei testi scritti in tempi diversi rispetto alle fotografie. Il bello stava proprio lì, cioè
con questa fotografia quale testo possiamo abbinare, quale poesia coincide maggiormente, veste maggiormente e viceversa, con questa poesia quale fotografia può arricchirla anche ulteriormente. Anche per non far prevalere una cosa sull'altra, no, penso. Ecco, questo era il punto di equilibrio sul quale dovevamo muoverci. Questo cosa significa però? L'alchimia sta proprio lì, cioè nel fare in modo che non ci sia la prevaricazione, insomma, di un aspetto sull'altro, di un carattere sull'altro, di un calabrese su un maracaibero o maracuccio, come vengono definite le persone della mia città Maracaibo in Venezuela. Cioè, no, fare in modo, l'alchimia era appunto far sì che vi ci fosse un equilibrio di intenti, di desideri, di passioni, di idee, di sensibilità, e presentarlo poi al pubblico in maniera umile, tanto a spese nostre, evidentemente, sì. Non solo, anche delle rispettive, insomma, sì, famiglie, sì, sì, che ovviamente ci accompagnano in questa follia. Sì, per completare un po' quello che ha detto Erasto, in cui mi ci ritrovo pienamente, c'è di fondo questa idea di libertà. Cioè di qualcosa che nasce improvvisamente, che con pazienza, con fatica, perché sì, c'è questo aspetto del divertimento, però siamo convinti che il divertimento nasce da una grande dedizione, dall'ascolto di un grande desiderio, però dallo studiare, dall'impegnare energie, il tempo, per ottenere quello che si vuole. Dicevo, questa idea di libertà che si coniuga secondo noi con l'idea di umiltà, a me piace molto che Erasto l'abbia accennato, sicuramente non siamo così masochisti a dire abbiamo pubblicato questo libro, se lo comprate bene, se no è lo stesso, no, noi abbiamo voluto cominciare con il primo passo, certamente saremmo contenti se questo libro avesse grande distribuzione, grande diffusione, si pubblica anche per questo, consentiteci un pizzico di narcisismo, però proprio questa idea di fare una cosa pensata da noi, distribuita da noi, e poi come in tutte le cose ci sono anche aspetti divertentissimi, ormai i miei amici mi temono perché tramite i social, no, pubblicizziamo il libro. Per cui quando mi vedono, ecco, arriva Giuseppe e vuole che compriamo il libro. Per cui... Ma deve essere così. C'è questo aspetto divertente. Io non sono arrivato ancora a tanto, però vi devo confessare una cosa. L'evento dell'11 marzo, preso la TAG, organizzato, insomma, come evento da Immaginarte, che è appunto il gruppo... Scusa, era se ti fermo un attimo. Visto che state facendo questo evento, ricordiamo appunto, oltre, come abbiamo ricordato la data l'11 di marzo, per contattarvi, insomma, il contatto, non so, Facebook, no? Sì, sì, sempre Facebook, attraverso appunto il... c'è la pagina Immaginarte di Facebook, dove appunto potete contattarci, ma oppure anche attraverso la TAG, perché la stessa Tevere Art Gallery ha pubblicato l'evento, oppure attraverso la pagina Facebook di Giuseppe Laganà, oppure di Erasto Trujillo, oppure di Jaime Otalora, che è un altro dei preziosi membri appunto di Immaginarte, o di Rosemary Gonzalez, o di Gnagna Agamese, insomma siamo noi le persone, certo, che stiamo dando, diciamo, manforte a questa promozione dell'evento dell'11 marzo. Facebook, con i vostri... Fondamentalmente Facebook, nomi, esatto, con i nostri Facebook. Però ti dicevo, l'11 marzo l'evento, effettivamente l'ingresso è gratuito. Sì. Quindi devo dire, insomma, però in realtà c'è un trucco: per uscire bisogna avere il libro in mano. Quindi una volta che siamo, noi chiudiamo, no, è giusto dirlo, però insomma, però ahimè, chi non avrà il libro non potrà uscire, quindi devo dire, io sono più discreto con i miei amici, colleghi al lavoro, però l'11 marzo vi aspetto, cioè io aspetto al barco, cioè, va bene. Allora, questo progetto qua abbiamo detto che è nato un po' di tempo fa, e già ne avete in cantiere un altro, oppure aspettate? Noi siamo, come avete capito, insomma,
siamo due ragazzini adulti, insomma, due ragazzini cresciuti, ecco, cresciuti. Beh sì, devo dire, ogni volta che ci vediamo tiriamo fuori un po' di idee. E una delle cose che ci piacerebbe moltissimo fare, perché bisogna trovare, cioè Giuseppe e io ci ritroviamo moltissimo appunto sulle nostre passioni, e mm-hmm. una di queste passioni riguarda le proprie tradizioni. Ah, beh, okay? Certo. Le proprie tradizioni che ci identificano. Io devo dire, mi identifico oramai moltissimo, visto che oramai sono circa 35 anni, insomma, ho trascorso più tempo qua che in Venezuela, quindi è evidente che mi identifico moltissimo con la tradizione italiana, soprattutto quella più remota, certo. Insomma, l'artigianato, l'amore per le proprie, appunto, per ciò che identifica. In Italia ci sono moltissime tradizioni, basta che ti sposti appunto di pochi chilometri da un posto all'altro e ti trovi già con dialetti diversi, insomma, abitudini diversi, ecco. Però il sangue chiama. Esatto. Allora, noi stavamo parlando giorni fa, proprio pochi giorni fa, di realizzare un lavoro che sia appunto lungo questo percorso, più descrittivo probabilmente, insomma, dobbiamo evidentemente definirlo, su arti e mestieri in Italia, però focalizzandoci su delle singole regioni, evidentemente. Ah, quindi è prevalentemente italiano? Prevalentemente italiano, proprio su quelle che sono le tradizioni che in un certo quel modo stanno un po' scomparendo, che si trovano... Certo. Proprio perché ci piace questo calore umano, il contatto con le persone, andare per i paesini, andare a vedere cosa fa la persona all'interno della propria bottega, come si faceva un tempo, ecco, concentrarci su questo tipo di argomenti per fare un lavoro, ecco, secondo le due forme di scrittura che abbiamo e che ci distinguono, però concentrandoci più su quella che è la tradizione locale italiana. No, anche perché Giovanni, magari Erasto apprezza di più alcuni aspetti italiani che noi magari vivendoli ogni giorno, non dico che non li apprezziamo più, però ecco, ci diamo un valore diverso. Ma noi abbiamo cercato con questo lavoro di, al di là, vuol dire, di quello che siamo riusciti a fare, poi saranno i lettori a comunicare qualcosa di profondo attraverso un linguaggio semplice, il più possibile semplice. Quindi la condivisione di vissuti. E collegandomi a quello che diceva Erasto, c'è un punto fermo di un eventuale seguito. Cioè, noi, se riusciremo a farlo, non ci diamo una scadenza ben precisa, perché siamo dell'idea che le cose devono maturare, e quindi non abbiamo degli obblighi ben precisi, non abbiamo dei vincoli, e quindi questa è un po' un punto fermo, e ce ne siamo accorti già con questo lavoro. Cioè, noi a un certo punto abbiamo avuto la percezione che quello che io avevo scritto e quello che lui aveva associato con un lavoro straordinario di selezione delle fotografie era arrivato al punto, ecco, finale. Aggiungere altro sarebbe stato ridondante, sarebbe andato eccessivo. Certo, questa è la nostra percezione, poi saranno i lettori a dire se abbiamo raggiunto questo obiettivo. Assolutamente. Quindi noi invitiamo tutti l'11 marzo a questa mostra, e poi metteremo i link, no, delle vostre pagine Facebook sul sito, e insomma invitiamo a venire. Ma l'11 marzo non ci sarà solo il libro, cioè il libro è evidentemente l'elemento che ci permette di organizzare, diciamo, un evento per l'11 marzo, però vi spiego. Solitamente la presentazione di un libro è un'occasione un po' noiosa, cioè del tipo ti siedi lì, questo ti legge la pagina, e parli, cioè a un certo punto dici, ma quando è che finisce? Cioè, io ormai il libro ce l'ho, me ne vado. No,
Noi appunto, siccome siamo gente seria, a questo punto sì, e noi vogliamo che la gente venga. Però diciamolo che abbiamo due professioni serie, cioè, poi lo diremo. Insomma. Sì, poi lo diremo, insomma, sicuramente. Quale professione? Vabbè, lo dico sottovoce, sono uno psicologo, però. Penso di perdere parecchi pazienti dopo una trasmissione così. Beh, appena scoprirò la mia, ve lo racconterò. E procurare clienti a Giovanni. Esatto. No, però seriamente, l'11 marzo sicuramente presenteremo il libro e sarà per noi un enorme piacere, insomma, avere insomma, un bel pubblico che ci accompagni, così come ci ha accompagnato come Immaginarte negli eventi precedenti, no? E in quell'occasione ovviamente ci sarà, avremo il gruppo musicale, quindi musica live con il Latin Quartet appunto di Alvaro Ateortúa, e quindi avremo signori 90 minuti di musica live tra musica latina, jazz, qualche brano italiano, insomma, con un quartetto che spesso viene arricchito da una quinta persona che dà ulteriore, evidentemente, un ulteriore arricchimento, insomma, alla parte musicale. È un gruppo che nasce, diciamo, da poco, però conosciamo, insomma, tutti i membri e sappiamo, insomma, di avere a che fare con dei professionisti della musica. Ci sarà la mostra fotografica, ahimè devo dire che chi vuole vedere le fotografie sul libro dovrà necessariamente vedere il libro. Se vuole vedere altre fotografie, incluse alcune del libro, si può vedere la galleria, però non abbiamo replicato integralmente nella mostra, perché altrimenti sarebbe stata, oserei dire, addirittura ridondante, insomma, basterebbe prendere il libro e di conseguenza è come se già avessimo visto la mostra. No, nella mostra fotografica, dove avremo anche alcune delle poesie e alcune delle fotografie del libro, ci saranno evidentemente altre immagini, insomma, sempre in sintonia, in armonia, insomma, con i temi. Ci sarà la presentazione di un'opera artistica realizzata da Rosemary Gonzalez, che sappiamo, insomma, è una preziosissima mosaicista, e ci sarà una composizione artistica curata da Jaime Otálora, che, come sappiamo, insomma, ha delle mani d'oro, insomma, nel costruire dei quadri, delle ambientazioni, insomma, con in 3D, appunto, perché vogliamo far sì che sia una serata ricca di presenza, di partecipazione, di condivisione. Avremo anche la possibilità di assaggiare qualche piatto, quindi ci sono anche elementi gastronomici, insomma, evidentemente, insomma, vogliamo che la gente stia lì, resti un po' di tempo con noi, abbia anche la possibilità di assaggiare qualche piatto tipico, insomma, cercando di conservare sempre questo concetto. Alchimie, cioè fare in modo che non ci sia la predominanza di un elemento piuttosto che un altro, no, cerchiamo di coniugarli e cerchiamo di dimostrare che si può realmente convivere all'interno di ognuna di queste realtà in armonia, senza dover trasgredire o tradire l'uno piuttosto che l'altro. Le poesie sono tutte in italiano, no? Sì. O ti sei cimentato anche nello spagnolo? Aspetto un traduttore. Un traduttore serio. Questa è una botta di narcisismo e di megalomania pazzesca. No, anche perché poi noi abbiamo qui il libro, quindi abbiamo avuto modo di sfogliarlo. E visto che, insomma, giochiamo in casa, non possiamo possiamo uscire di casa. No, scherziamo. Quindi le fotografie sono fotografie, penso, del, no, che parlano del Venezuela. In realtà le fotografie sono fotografie che parlano di tutto il mondo. Perché abbiamo fotografie dell'Africa, fotografie dell'Asia, fotografie del Sud America, quindi, insomma, sì, perché, insomma, sono due scritture libere che devono necessariamente incontrarsi e far prevalere
un aspetto piuttosto che l'altro, ovviamente non avrebbe un po' insomma tradito questo senso di libertà e divertimento che doveva. C'è un elemento chiave che con immenso piacere la nostra cara amica Ada Murolo ha voluto sottolineare nelle splendide parole con cui, devo dire, ci accompagna insomma con questa nostra prima pubblicazione. Cioè è evidentemente lo stupore che si ha dinanzi alla bellezza della vita, dell'uomo, insomma, e di tutto ciò che ne comporta, insomma, nel vivere insieme, che fa un po' da filo conduttore, insomma, all'interno di quest'opera. E vedendola da questo punto di vista, cioè da quest'ottica, si scopre l'armonia all'interno di ognuna di queste pagine. Io credo che... Sì, detto bene Erasto, Ada Murolo è stato un regalo inaspettato, un regalo immenso, di cui siamo debitori ad alcune persone, alcune nostre amiche, che poi c'è un elemento anche molto femminile che circola nel libro, perché anche il titolo è un titolo pensato da una donna, in questo caso è stata mia moglie a suggerire questo titolo, che poi ci è piaciuto tanto e che altre donne hanno confermato, anzi qualcuno ha detto non alchimia ma alchimie, e questo poi dà l'idea anche dello specifico femminile. Dicevo di Ada Murolo, che è una scrittrice, Il mare di Palizzi, il suo libro l'ultimo è Si può tornare indietro, e a nostro avviso la prefazione che Ada fa arricchisce il libro, è stato un regalo inaspettato e straordinario. Potrà essere partecipe all'evento? Sì, Ada. Sì, sì. Ci ha garantito che ci sarà. Ci offenderemmo se non verrebbe. È l'unica che venisse. Può uscire senza il libro, Solo lei. Assolutamente. Bueno, entonces invitamos a todos nuestros amigos latinoamericanos a presenciar este espectáculo muy rico, porque será una presentación de un libro, las fotografías, que la verdad son imágenes muy tocantes, hermosas. Gracias. Y bueno, pues una poesía en todo esto, una gran poesía, que estuve un poco leyendo lo que estás mandando de todas las imágenes que presentas ahí. Incluso alimentación, pienso, venezolana, ¿no? Ciertamente. Ciertamente. Vamos a ser acompañados por la famosa arepa, pero también con un toque calabrés. Imagina. Entonces va a ser una cultura. Esto realmente tienen que saber todos, porque es un momento muy especial que no sucede muy espeso, muy seguido, ¿no? Entonces, invitar a todos a apreciar, sí, este momento entre la cultura italiana y la cultura venezolana. Sí. Mira, Susana, yo pienso que esta actitud, pienso que deberíamos verla como algo muy natural, muy espontáneo para quien está en Italia desde hace mucho tiempo. Es decir, sí, trabajar aquí, vivir aquí, tener familia aquí. Sí. No vamos a organizar un evento en el cual participen exclusivamente latinos o exclusivamente italianos. Sí. Es decir, actuemos esta alquimia. O sea, tengamos el atrevimiento, el valor, la bondad, la humildad, llámenlo como quieran, de vivir esta integración, porque de aquí solamente podemos enriquecernos, sí, nada más. Es realmente un honor tenerlos a la radio, mandando este mensaje que llegará a todos, ¿no? Y esperando que el evento se llene, que venga mucha, gracias, gente, apreciar todo el trabajo, porque también hablaste de un aspecto artístico que estará otras personas más presentando, sí, sus trabajos. Preciosas, ¿no? Habrán realmente, habrá mucho que ver, habrá mucho que compartir, mucho que apreciar. Realmente, o sea, Giuseppe y yo simplemente hemos dado un pequeño empujoncito, digamos, a este evento, que ha sido ulteriormente enriquecido a través de la presencia de personas muy capaces, muy talentuosas,
que esa noche del 11 a partir de las 7 y media de la noche van a acompañarnos y van realmente a hacer que esa noche sea una noche muy amena, muy divertida y al mismo tiempo muy heterogénea, porque hay libros, hay música live, hay música evidentemente también de nuestros otros medios, habrá comida, habrá arte, arte con la A mayúscula. Bueno, señores, es simplemente un momento que no deberíamos perdernos. O sea, yo los invito y los vamos a recibir con los brazos abiertos. Vamos a tener que imprimir más copias, porque yo creo que mucha gente se va a quedar adentro si no imprimimos más. Yo estuve en estos eventos que Erasto y con compañía de todos los artistas que estuvieron ahí, y personalmente vi el trabajo, quedé muy contenta, muy admirada, y invito a todos de participar. Gracias. A este evento. Y incluso mandar un saludo a Jaime, a Rosemary, que es realmente un trabajo sorprendente que realizan. Sí, sí. Yo sinceramente no solamente invitarlos, incluso a la gente de Venezuela que nos está escuchando, que tenemos mucha gente de Venezuela que nos sigue, y saber que hay una persona que está haciendo este trabajo, pienso que es un gran honor, ¿no? Tenerlo acá en la radio, decir a todos los venezolanos que aquí se está moviendo Venezuela en el aspecto del arte. Sí, con inmenso placer, convencidos de que solo a través del arte podemos superar las inmensas lagunas de dificultad que nos están dividiendo, que nos están agobiando. Solamente a través del arte realmente la comunicación logra ser lineal entre las personas. Quisiéramos escuchar, volvíamos a escuchar una poesía del libro, de una fotografía que realmente Giuseppe te haya culpido tantísimo, de esta foto que Erasto te ha lasciato perplesso, perché per fare questo libro io penso che tutte queste immagini ti hanno colpito parecchio. Sì. No? Vamos a precisar una cosa. Sì. No hay una primero la poesía y después la fotografía o viceversa, no. Todo esto nace, créanme, de manera muy natural y espontánea, donde él tenía texto y yo veía con qué fotografía podía acompañarlo, o viceversa. Yo tengo una fotografía, quizás esta poesía podría ser adapta. Es decir, es un juego donde hemos, por eso nos echamos casi 3 años. Son pocas páginas, pero les aseguro que el ejercicio ha sido un trabajo tan detallado, paciente, siempre divirtiéndonos evidentemente, pero que conservara siempre una humilde atención y respeto para cada uno de nosotros. Por lo tanto, no, la fotografía no intenta vestir la poesía y viceversa. Deben saber vivir juntas y vivir en armonía. Sí. Allora, noi non vogliamo dare l'idea di una collaborazione facile, è stata una collaborazione difficile, però rispettosa. Cioè, quando dico difficile, perché il modo di fare di Erasto, fotografia, è un modo spiazzante. Sì, per cui io in alcune circostanze mi sono trovato spiazzato. E quindi per me è stata una gran fatica connettere il testo alla foto. Cioè, la cosa bella è stata la possibilità di farmi delle domande. Cosa Erasto con quella foto mi voleva comunicare? E la cosa bella è che erano domande che non rimanevano solitarie, erano domande che entravano in circolo, che suscitavano delle risposte, suscitavano delle altre domande. Ecco, in questo è stata difficile. Tendo a sottolineare con molta forza invece il concetto del rispetto,
perché dove io non arrivavo mi fermavo, e la stessa cosa Erasto. E questo è il valore aggiunto di questa nostra straordinaria esperienza. Io, se mi permettete, vorrei recitarne due tra le Prego. Tante che, ecco, che stanno in questo libro. Allora, la prima è La traversata. Attraverso questa vita tra stupore ed orrore, fatica e disincanto, lotta perenne per sostenere lo stare in piedi nella notte, colmo di silenzio nel frastuono, impregnato di speranza in mezzo all'odio. Perché non dobbiamo dimenticare i tempi difficili che viviamo. Ecco, questo è stato anche un altro degli aspetti del nostro metterci insieme. Sì, il divertimento, senz'altro, che non nega le difficoltà che questo nostro mondo vive. E proprio in questa linea, una poesia che è un po' strana perché assomiglia a una ballata, che però sottolinea gli aspetti semplici della vita, quelli veri, quelli per cui vale la pena impegnarsi. E il titolo è questo: L'Eden che è qui. Un bacio improvviso, una delicata carezza, uno sguardo sincero, l'amore che vince. Un bimbo che sogna, un bimbo che gioca, i giochi d'infanzia, i ricordi che hai. Le parole di un libro, il silenzio che segue, Dante e Ariosto, il Nazareno su tutti. Due calci a un pallone, un tuffo nel mare, senza la musica anche Dio si annoia. La tela e il colore, il marmo e la pietra, anche un pezzo di stoffa ispira e commuove. Una bionda, una scura o un rosso dannata, ritrovarsi tra amici e non perdersi più. La donna che ami, un figlio che cresce, il lavoro che c'è, un lavoro ben fatto, la salute, che gioia, il mare disteso, il sole che sorge, il vento leggero, la notte e la luna, un sonno tranquillo o una notte d'amore, abbracci cercati, donati con gioia, un risveglio sereno, la speranza che guida, la fatica sentita, una vita vissuta. Complimenti. È molto interessante, perché mentre lui leggeva la poesia, la ricordi a memoria? Faccio un po' sono tante, quindi vabbè, comunque guardavo la fotografia ed effettivamente il connubio era toccante, insomma, ecco, è quasi come se la fotografia stesse raffigurando quel momento, e quindi insomma è veramente molto molto interessante Guarda, nel io ho tante fotografie, perché è da molti anni che conservo questa passione. Solo recentemente, insomma, quando mi dicono Erasto è fotografo, insomma, ancora mi dà un certo fastidio, insomma, perché io sono uno che ama innanzitutto osservare in silenzio, ascoltare soprattutto le persone, ma anche la natura. Definirmi fotografo, insomma, io ho visto tante mostre fotografiche, ho conosciuto tanti fotografi, ho avuto il piacere, l'onore di viaggiare anche molto con Francesco Zizzola, che è uno, insomma, dei signori della fotografia, un caro amico. E l'ho visto proprio in prima linea, ho visto le sue opere, insomma, e sappiamo tutti, insomma, quanti premi è stato accompagnato, insomma. E non voglio assolutamente paragonarmi, io vorrei che la mia considerazione fosse una considerazione un po' più umile, perché insomma lo sto facendo come stiamo facendo, così, divertendoci,
sapendo di avere anche un modo, attraverso questo modo, senza nessuna, senza aver nulla ansia. Alle spalle, no, senza aver nulla alle spalle, qualcuno che ci spinge, del tipo devi fare questo la tipo pressione, di lavoro, insomma. No, in ampia e profonda e sentita libertà, affiancandoci alle cose che evidentemente più ci colpiscono, cioè più suscitano stupore in ognuno di noi. Perché se dovessimo seguire le indicazioni o il taccuino, insomma, con l'ABC di qualcuno che ci dice il percorso che devi intraprendere questo, ovviamente, a mio avviso, rischiamo di far scomparire questo stupore che è il sapore che certo. maggiormente domina e questo stile di scrittura. E quindi, fotografo, non lo so. Mi piace scrivere sulle persone e questo e questa fotografia è il mio taccuino. Cioè io attraverso la macchina fotografica vorrei semplicemente scrivere di questo mondo che mi tocca in modo particolare. Attenzione, io sono uno che anche quando entra all'interno di un giardino evidentemente insomma resto colpito perché la natura è talmente meravigliosa che non può non colpirmi, evidentemente. La fotografia, vederla così, evidentemente tu hai già detto qualcosa, cioè vedi il connubio, no? Vedi che si sposano, che stanno bene. Sapessi cosa c'è dietro ognuna di queste fotografie. Cioè, non è una scelta iconografica, è una scelta di vissuto. Cioè il suo vissuto assieme al mio vissuto in quella circostanza hanno trovato un punto di incontro. Che poi la fotografia in un certo quel modo lo racconta, ecco, per me questa è, questo vuol dire molto. Cioè riuscire a fare una fotografia che in un certo quel modo riassume 10 pagine di scrittura attraverso la quale io posso raccontare in questo caso per esempio la traversata, uno scatto fatto ad Haiti nel 2009. Beh, è motivo di orgoglio, insomma, vuol dire che sono riuscito a catturarlo. Però se io quella fotografia la accompagnassi con il racconto, allora mi trovavo proprio, era una domenica mattina, stavo per entrare in chiesa e prima di entrare, sarebbe ridondante a mio avviso. Cioè la poesia a mio avviso in questo caso va ad arricchire ulteriormente quella fotografia e viceversa. Cioè se quella fotografia, per poter essere compresa, tu l'hai già compresa, avendo letto solo la poesia, dovesse essere descritta da me a mano, a quel punto vorrebbe dire che quella fotografia, ahimè, non è riuscita a catturare quel vissuto, quell'istante, quel momento. Senti, Alessio, io ti volevo chiedere una cosa, è un po' astratto come concetto. Abbiamo visto, sfogliando il tuo libro, le fotografie appunto parlano un po' di un po' tutto il mondo. Esatto. Però quello che mi chiedo io, che non, perché ci affascina in questo modo un contesto come l'Africa, come l'Asia oppure come il Sud America e non la Germania? Tu dammi la possibilità di andare in Germania e poi ne parliamo. Insomma, dipende dal manico, non dal sito. Esatto, no, io evidentemente mi sono, per diverse ragioni, insomma, trovato a dover girare, insomma, in questi territori e di conseguenza, per motivi di lavoro e non soltanto, e di conseguenza ho avuto anche l'occasione di scrivere fotograficamente, diciamo, sul vissuto di queste situazioni. Nella maggior parte delle fotografie noterai ci sono delle persone, insomma, certo. In quasi tutte. E lì dove non ci sono comunque si percepiscono, come potrebbe essere la fotografia. Ecco, vi è, non lo so se raccontarlo adesso o perché qui c'è un racconto. A nosotros nos gustaría escucharlo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos aquí la transmisión de una hora, ¿no? Y lo que ustedes nos están dejando realmente es un enriquecimiento muy importante, de una visión muy diversa de lo que es la fotografía. Mira, y la poesía. Nosotros somos dos personas particularmente católicas, ¿ok? Pero súper, súper abiertas, digamos,
a todas las personas sin ningún tipo de distinción alguna. Vamos a estar claros. Es más, siempre convencidos de que la diversidad es precisamente un elemento que nos enriquece siempre. Pero se las vamos a contar. La última fotografía de este libro es la que aparece precisamente, no, la última fotografía es la que aparece por primera. Ah. L'ultima foto che io ho fatto è che è stata messa su questo libro è stata appunto la prima che abbiamo messo, perché è quella che apre il libro ed è una fotografia che ci ha stupiti entrambi. È stata una situazione che ci è stata donata, così come diceva lui prima, come diceva Giuseppe, no? Ada è stata proprio un dono del cielo. Ecco, noi siamo fermamente convinti che questa fotografia, dove ribadiamo nulla è casuale, è stata una occasione in cui qualcuno ha detto ve la regalo. È così. Quindi, e io mi sono precipitato perché pioveva, c'era il fango, c'era... Lui stava facendo manovra, io ho aperto lo sportello della macchina mentre lui faceva manovra, che se quindi, bastava sbagliare la manovra e non eravamo sì, qui. È straordinario, perché noi eravamo andati a cercare una bella giornata di sole, era questa la promessa che io avevo fatto ad Erasto: ti porto in un luogo in cui vedrai lo stretto di Messina, la Sicilia, da un punto di osservazione straordinario. Giuseppe, ah, quindi, scusami, Giuseppe, facci questo quindi regalo. Eri già con la macchina fotografica, perché già insomma noi siamo andati così, siamo andati, no? Sì, proprio per trovare... cerchiamo uno scatto. No, non esiste. Cartier-Bresson, che lo conoscete, grande. È il padre praticamente della fotografia contemporanea, della fotografia, certo. Oserei dire. E lui era appassionato di filosofia zen e lui diceva: non è l'immagine che tu catturi, è la realtà che cattura te. È come se tu fossi un cacciatore, però che è all'interno della filosofia zen, cioè il tuo arco fa parte di te stesso, la freccia non è altro che un'estensione della tua personalità, del tuo essere. Solo quando vi è armonia tra questi elementi, allora troverai un bersaglio che non è catturato dalla tua bravura, bensì perché tu sei entrato all'interno di una dimensione di armonia in questo universo che permette questo tipo di incontro. Infatti, signori, non ho concluso. Questo elemento, questa primissima pagina, per questo l'abbiamo messo anche per primo, perché non poteva essere diversamente, è la dimostrazione del fatto che noi non potevamo non fare questo libro. È stata un'esperienza impegnativa, ve lo confessiamo, è stata un'esperienza, sì, ci siamo divertiti, però ci sono dei momenti in cui appunto diciamo: e adesso? Avanti, indietro, dove andiamo? Fermi, meditiamo, ponderiamo un attimino gli elementi che abbiamo e arriveranno poi ulteriori elementi che ci permetteranno di andare avanti. E noi siamo andati appunto lì allo stretto di Messina nella speranza di trovare una gran bella giornata con una gran bella veduta, insomma. Questo è il lato, signori, calabrese o il lato siciliano? Lato calabrese. Signori, San Niceto è un luogo straordinario, fantastico. Chi ha voglia di visitare il sud non può non fare tappa in questo posto. E quindi questa fotografia nasce da una profonda delusione. Dalla delusione di chi di fotografia capisce poco, cioè il sottoscritto, per cui Erasto ha visto la mia faccia. Da una profonda delusione. E io ero molto deluso, perché non ero. Ed era la seconda volta che mi succedeva.
E per cui mi sono messo in macchina, pioveva a dirotto e ce ne andiamo. E Erasto, come lo... ha colto l'attimo, come sì, si suol infatti dire. Lo chiamo Erasto Scatto Lesto, ha catturato questo capolavoro di, sì, di immagine. Una bella immagine. Ecco, che poi vedrete quando acquisterete il libro. Y es así. Queremos nuevamente ver la dirección donde estará el evento. El día, la hora. Sí, el evento será el 11 de marzo, próximo evidentemente, en la TAG, la Tevere Art Gallery, que se encuentra en Vía de Santa Passera 25. Y abriremos el evento a partir de las 19:30. Y pues lo concluiremos cuando ya la gente se haya aburrido de estar allí compartiendo con nosotros y decida irse a la casa tristemente, pero con el libro. Es así. Invitamos a todas las personas que puedan venir a este evento. La verdad, estamos muy culpidos por las imágenes que tenemos acá en el radio, que las estamos viendo, y las frases escritas, que la verdad es muy tocante, ¿verdad, Gaetano? Sì, sì, è anche il, insomma, è tutto appunto l'alchimia che poi colpisce. E insomma, ecco, noi adesso abbiamo il libro davanti, abbiamo sentito un paio di poesie, abbiamo sfogliato, quindi abbiamo toccato con mano quello che è l'opera di questi due giovincelli. Ottimo quindi, trabajo. Veramente penso sia un gran bel lavoro, anche perché credo che sia molto interessante non solo a livello artistico, anche a livello, come dire, è bello il fatto che avete puntato su voi stessi, no? No, no, a me mi ha colpito molto, quindi invito a almeno a venire a curiosare e a vedere almeno i volti di questi due ragazzini, che insomma, ecco, non le associerei mai al libro, non c'è l'alchimia, però ecco, il senso artistico loro è veramente, si esprime appunto nel sì. libro che invito a comprare, a venire, e poi non so, se trovate un'uscita di sicurezza per scapparvi, se non, piaciuto, non c'è verso, un buco si fa, si non c'è verso. Abbiamo scelto il locale appunto perché c'è una sola entrata, quindi una sola entrata e una sola uscita, non c'è verso. Quindi, quindi veramente ecco, un'alchimia molto interessante. Io invito veramente a venire a comprare il libro. Llegamos alla culmine della radio. Terminamos ya el momento de decir adiós a, bueno, no adiós, un hasta luego. Mm-hmm, y espero nuevamente que no sea este un inicio del libro, sino que sean muchos más. Queremos invitarlos a que nos cuenten el trayecto, cómo está yendo de toda esta historia con estos libros, con estas imágenes. Y bueno, gracias por la visita a Radio Voz Latina. Invitamos a todas las personas que deseen participar, que pueden hacerlo mandando a una email a info@radiovozlatina.net. Estaremos lietos a tenerlos, invitarlos aquí alla radio. Noi vorremmo ringraziarvi evidentemente entrambi per questa preziosissima occasione di condividere con voi, di appunto di trascorrere un momento divertendoci e raccontandovi un po' della nostra esperienza, della possibilità di insomma fare un po' di promozione a questo evento dell'11 marzo. Senz'altro, insomma, non mancherà occasione, insomma, per ritornare e raccontarvi quali saranno poi gli esiti, gli sviluppi di questa nostra avventura, che siamo semplicemente all'inizio, qui hai voglia ancora. Speriamo. Sì, anche perché insomma, ecco, il tempo c'è, e la voglia vedo che c'è, insomma, sì, questi sì. sono sì, quello... gli elementi più importanti. Grazie sì. di cuore, veramente. Io grazie. Ringrazio voi e, come diceva prima Susi, ci vedremo sicuramente per le volte successive, per altre nuove uscite, altre nuove idee. No, che sono sempre molto interessanti. Vi aspettiamo tutti, vi aspettiamo tutti numerosi proprio l'11 marzo alla TAG. Grazie. E noi ci saremo. Benissimo. Giuseppe, un saluto alla tua famiglia. Sì. Allora, vabbè. Io concluderei con una poesia, non so perché, però mi piace. Quale scegli? Intanto scegli prima. Mi piace. Scegli. Quale? Quale? Quella che vuoi. Sì. Un saluto alle nostre famiglie.
che hanno avuto pazienza, perché appunto abbiamo sottratto anche del tempo, delle responsabilità che abbiamo, e quindi abbiamo trovato comprensione, e questo per noi è stato molto bello. E poi un saluto particolare io lo voglio fare a questa straordinaria città di Roma. Ora, scusate, parlo come no, che ci ha accolto. È una città complessa, ma una città generosa in cui insomma ci siamo ritrovati. E un saluto particolare alla mia terra, la Calabria, terra straordinaria, piena di difficoltà, e in particolare alla città di Reggio. E visto che ci siamo, insomma, ecco il paesino dove io sono nato, dove ho vissuto fino a 20 anni, che è San Filippo di Pellaro. So che ci sarà un picco di ascolti da quelle parti. No, e anche io, perché sono stato tanti anni in vacanza in Calabria, la conosco più il lato, diciamo, più nordico, e devo dire che insomma ogni paese ha le sue caratteristiche, ha le sue, ogni nazione ha le sue, e il mondo è da scoprire, e voi insomma un po' ce lo fate conoscere attraverso questa poesia e questo libro. Rinnoviamo l'invito a venire l'11 marzo, e vi lasciamo con una poesia. Sì. Sì, cerramos praticamente la transmisión con esta hermosa poesía. Saludo a toda la gente latinoamericana y a todos los italianos que nos siguieron el día de hoy. Bueno, como todos los viernes, estamos a partir de las 5 para adelante transmitiendo todos los eventos culturales, sociales en Radio Voz Latina. Io, Gaetano, vi lascio il solito abbraccio della voce italiana e ci sentiamo venerdì prossimo. Vi lasciamo con il momento poetico e rinnoviamo l'invito l'11 marzo e a venerdì prossimo. Un saluto a tutti. I cardini. Nascere. Desiderati, crescere respirando l'amore, pensare senza paura, lottare presente infinito, amare il fine di tutto.